è mancato di essere decisivi nei momenti importanti della partita. Abbiamo fatto secondo me una prestazione di altissimo livello, probabilmente i gol dopo 20 minuti ci hanno un po' tagliato le gambe, perché avevamo la sensazione di avere la partita in mano, avevamo prodotto anche alcune situazioni pericolose, non stavamo rischiando niente e quello ci ha creato 4-5 minuti di disorientamento dove abbiamo subito anche la seconda rete. Per il resto abbiamo fatto una partita secondo me quasi perfetta fino all'80esimo, dove chiaramente negli ultimi minuti anche cambiando sistema di gioco abbiamo lasciato qualche spazio in più e anche qualche situazione pericolosa, però fino a lì credo che la nostra prestazione sia stata di buon livello, creando tante situazioni per poter pareggiare la partita e anche ridurre sul 2-0 il gap, e quindi io sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto e dell'atteggiamento dei ragazzi, e credo che sia un ottimo punto di ripartenza. Ecco, la cosa che mi ha colpito è il fatto che una squadra comunque con qualche problema di classifica come il Vasto Girardi, dopo l'1-2 subito, comunque ha continuato a giocare, proporre ed è rientrata nel secondo tempo con un grande spirito. Sì, i ragazzi hanno giocato con grandissima personalità, con qualità, con personalità, dimostrando che la classifica che abbiamo in questo momento probabilmente ci penalizza oltre ai nostri reali valori, perché chiaramente insieme alle difficoltà incontrate in questo periodo abbiamo anche creato per lavorare qualcosa di importante. I ragazzi lo stanno dimostrando, stanno mettendo sul campo tutte le loro qualità, abbiamo solamente bisogno di continuare a crescere con la consapevolezza dei nostri mezzi, perché la partita di oggi può essere veramente un segnale importante anche da dare a noi stessi all'interno dello spogliatoio, perché come hai detto prima siamo venuti in un campo importante contro una squadra che si sta lottando il campionato, a giocare con personalità, non abbiamo subito mentalmente gli episodi, e questo è sicuramente un aspetto che non possiamo tenere, anzi che dobbiamo assolutamente tenere a mente, dobbiamo portarci come bagaglio nelle prossime partite.